Ciao, oggi come attività decoriamo le uova. Un'idea simpatica di riciclo creativo, adatto a tutte le età. Siete pronti a lavorare con noi? I materiali per questo laboratorio sono uova, tempere e bambini. Possiamo o lasciarli liberi di decorare ognuno le proprie uova, come più piace, oppure disegnare con la matita sulle uova e poi far colorare. Mi raccomando, se scegliamo la seconda opzione, non premiamo molto con la matita, se no l'uovo si fora. Noi abbiamo utilizzato i cotton fioc per dipingere, così ogni colore avrà il proprio pennello. Per realizzare questo laboratorio abbiamo innanzitutto forato le uova alle due estremità, fatto uscire il contenuto e lavato con acqua saponata. Conviene fare questo passaggio il giorno prima, così le uova sono belle asciutte sia fuori che dentro. Specialmente nel periodo pasquale si utilizzano tante uova e quindi è facile reperirle. Se non volete utilizzare quelle vere, in commercio esistono anche di plastica, di polistirolo, di cartone compresso. Se utilizzate quelle in plastica o in polistirolo, aggiungete un poco di colla vinilica alla tempera. Se non volete utilizzare la tempera, potete sostituirla o con gli Uniposcar o con i pennarelli indelebili. I nostri piccoli artisti stanno creando innanzitutto delle simpatiche faccine. Mi raccomando, lasciateli liberi di creare. Qualcuno potrebbe sembrare anche un po' pasticciato, ma questo è il bello. Volendo, le uova le possiamo creare anche noi, con la carta pesta. Appallottoliamo un foglio di carta di giornale e lo blocchiamo con del nastro adesivo in modo da creare la forma del nostro uovo. Dopo, con l'aiuto della colla vinilica diluita al 50% con l'acqua, attacchiamo altre striscioline di carta sopra il nostro uovo. E via che fatto! Mi raccomando, facciamolo asciugare per almeno 24 ore prima di decorare. Ovviamente per questo laboratorio non avremo schede didattiche da fornirvi. Una volta asciugate, ponetele in un cestino per decorare le vostre tavole. Se ti è piaciuto, lascia un like. Ci trovi su Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest. Iscriviti ai nostri canali.